Successo sofferto per l'Amen Scuola Basket Arezzo contro Audax Carrara 70-63 in gara 1 playoff. Gli Amaranto a strappi riescono ad avere la meglio sui coriacei avversari che, come in stagione regolare, hanno contrastato con determinazione il quintetto aretino. Dopo un inizio equilibrato, i canestri di Kirlis lanciano l'Amen avanti nel finale del primo quarto, chiuso con gli Amaranto in vantaggio 23-11. L'Audax però reagisce sfruttando l'ottima energia messa in campo da Bianchini e si riporta sotto fino al meno 2 con 37-35, con cui si va all'intervallo lungo. La SBA stringe ancora le maglie difensive nel terzo quarto e allunga nuovamente, fermando l'attacco ospite a 9 punti realizzati nel terzo quarto. Il vantaggio di 60-44 alla mezz'ora sembra rassicurante. Carrara però non muore mai. Menconi e Viola firmano un parziale di 9-0 che mette i brividi al pubblico del Palasport Estra. Il finale è combattuto, ma l'Amen ha il merito di non scendere mai sotto i 4 punti di vantaggio, riuscendo così a portare a casa il successo con il punteggio finale di 70-63. Adesso la serie, al meglio delle 3 partite, si sposta a Carrara, dove giovedì alle 21:15 andrà in scena gara 2. Lo staff tecnico amaranto avrà 3 giorni per analizzare la prima partita e lavorare per evitare i cali avuti. L'importante, dopo la scottante esperienza dello scorso anno, era riuscire a vincere davanti al pubblico amico per togliersi un tarlo mentale di non poco conto. Sicuramente soddisfatto sia del rendimento che del comportamento che del risultato è Omar Seravalli, coach aretino. Una bella partita sotto l'aspetto tecnico, magari no, però sotto l'aspetto caratteriale abbiamo visto alcuni atleti non sono al top della forma, ma quando manca uno c'è l'altro, quindi diciamo così hanno trovato lì il risultato giusto. Abbiamo fatto una partita, la prima partita dei playoff, ancora sembravamo un po' in rodaggio, in cui fa un po' l'emozione, un po' tutto e compagnia bella, non abbiamo sfruttato tutto lo sfruttabile. Poi a un certo punto siamo complicati un po' la vita anche da noi, sbagliando diversi tiri liberi che generalmente li tiriamo con percentuale migliore. Però niente da dire, abbiamo dato il massimo, abbiamo visto la voglia di difendere, la voglia di buttarsi su ogni pallone, ragazzi che si buttano in terra per cercare di recuperare un pallone per non farlo uscire. Sicuramente questi sono segnali positivi che, vista la giornata al tiro non perfetta, se non avevamo un approccio mentale difensivo come abbiamo avuto, molto probabilmente ci potevamo battere la testa.